Ha ricordato le vessazioni subite dalle donne nella storia il capo dello Stato al Quirinale per le celebrazioni dell'8 marzo, donne che hanno pagato anche il prezzo più alto nel lavoro in questo anno di pandemia. Se si giunge a uccidere una donna è perché non si rispettano il suo desiderio di libertà e la sua autonomia, perché ci si arroga il potere di non consentire le scelte, i progetti, le aspirazioni. Mattarella ricorda i nomi di donne vittime di femminicidio in quest'anno. Alla cerimonia al Quirinale per l'8 marzo, alla presenza di tutte le più alte cariche dello Stato, il Presidente della Repubblica ricorda l'importanza del rispetto e della condivisione. Si torna a parlare della parità di genere, un principio inseguito ufficialmente dal 1977, quando l'ONU ha istituito la festa della donna fissando l'8 marzo come data per la ricorrenza. Ma rimane ancora un obiettivo lontano. Le quote rosa hanno dato una mano. Ma, ha ribadito la Presidente del Senato Casellati nel suo messaggio di augurio, la vera emancipazione sarà passare dalle quote rosa al merito. Nell'anno della pandemia le donne hanno pagato un prezzo altissimo e i dati sulla disoccupazione lo testimoniano. Ma il prezzo più alto è stato quello di chi ha visto aumentare la violenza domestica, costretta in casa dal lockdown. Si devono denunciare subito le situazioni di pericolo, esorta la Ministra dell'Interno Lamorgese, parole che hanno fatto eco a quelle della Ministra per la Famiglia e le pari opportunità Bonetti. La ricerca di una effettiva parità è l'opportunità di un bene possibile per tutti, non soltanto per le donne. Un bene comune al quale vogliamo che le donne possano effettivamente contribuire. Per l'occasione, il Ministero dell'Economia, illuminato in questi giorni dal tricolore, cambierà colore e questa sera si tingerà di viola.